la vicepresidente di sezione di Roma di FIDAPA BPW. Questa intervista fa parte di un progetto in cui cerco di dimostrare quali azioni vengono realizzate nella vita quotidiana per quanto riguarda l'equità, l'inclusione sociale e la formazione di qualità. Oggi la nostra ospite è Gerli Saura, la presidente di Professional Women Association Perua. Buonasera Gerli. Buonasera Alessandra, grazie mille per questo invito. Sono molto contenta di essere qui con voi. Grazie, grazie a te, veramente. Mi fa molto piacere che hai accettato. Volevo dirti, chiederti, ci racconti la storia di Perua? La Perua è un'associazione no profit nata nel 1992, quindi noi siamo attiva da oltre 25 anni a Roma e noi ci occupiamo di sviluppare le capacità professionali attraverso il networking, education e l'empowerment tra donne, ovviamente di varia provenienza culturale e diversi livelli professionali. Noi promuoviamo la parità di genere, il lifelong learning e il leadership delle donne nel mondo del lavoro. Le nostre soci infatti fanno parte della comunità professionale internazionale dell'Italia e i nostri eventi si svolgono a Roma e in lingua inglese principalmente. Di che nazionalità sono le vostre socie? La PVA è composta sia di donne italiane che rappresentano metà delle socie, sia che straniere che provengono ad esempio dalla Polonia, come te, dalle Filippine come me, dal Giappone, America, Romania, Ungheria, Olanda, Norvegia, Serbia, Spagna, ovviamente UK, USA, è molto molto variegato. Variegato. Diciamo che l'aspetto multiculturale rappresenta davvero un vero valore nell'associazione e della nostra attività, perché ovviamente favorisce uno scambio culturale e esperienza di qualità. Di vari paesi, di varie culture, sì. Certo, no, questa infatti è una cosa bella. Parlando adesso un po' del lato business, no? In Italia ci sono 1.300.000 aziende al femminile, di cui 250.000 guidate dalle donne straniere. Mm-hmm. Le vostre socie che mestieri fanno? Che professionalità hanno? Il profilo professionale, come hai detto tu prima, è molto molto variegato, quindi questa comunque è la ricchezza propria del nostro network. Abbiamo social manager di grandi aziende come Snam, Leonardo, Ford Motors, ma anche quelli che operano nella pubblica amministrazione come nelle presidenze del consiglio, alle ambasciate. Nonché anche socia imprenditrice di piccole e medie imprese e libero professionista. Dunque sicuramente la multidisciplinarità e la provenienza da diverse realtà culturali che consente di far fiorire e stimoli collaborazione nell'interno dell'associazione e le attività che noi facciamo. Quindi la PVA più o meno sono un terreno fertile in un ambiente molto monoculturale. Infatti è molto molto interessante quello che organizzate. Gerli, sappiamo che il mondo di lavoro in Italia non è molto equilibrato dal punto di vista di equità di genere. Quali sono le maggiori ostacoli, problematiche identificate dalle vostre socie? Diciamo che in Italia, ma non solo, il divario di genere relativo alla retribuzione, ma anche all'avanzamento di carriera o sono ancora dei fenomeni diffusi. Dunque, perché pertanto la nostra attività di informazione è molto molto importante, e la sensibilizzazione e formazione di associazione come la PVA, come noi, supportata dalle istituzioni, è fondamentale per compiere passo dopo passo una vera e propria rivoluzione sociale. Quindi nel nostro piccolo facciamo il nostro. E ci saranno anche le opportunità, i vantaggi di essere una donna straniera?
dici? Sì, sicuramente la dimensione multiculturale e la conoscenza di contesti internazionali fa sicuramente la differenza nel bagaglio di expertise delle nostre socie straniere. Tuttavia, credo che questa sia veramente un anno favorevole alla crescita e allo sviluppo professionale di tutte le donne in Italia, e il nostro impegno è quello di proprio farci ambasciatrici attraverso i nostri impegni, i nostri convegni dentro l'associazione e tutte le opportunità da cogliere in questo momento particolare, periodo secondo me molto storico, e per l'empowerment femminile del futuro dell'Italia. Per il periodo storico tu intendi l'era post-Covid, giusto? Sì, sì, assolutamente. Credo che noi, il nostro compito, soprattutto durante e dopo, è cruciale. Sì, che abbiamo visto che durante Covid purtroppo noi donne eravamo un po', diciamo, in posizione un po' sfavorevole. Però abbiamo grandi opportunità e secondo me è questa proprio da raccogliere, da farsi squadra con tutte le altre associazioni. Sì, sì, sono d'accordissimo. Gerli, cosa ne pensi invece di certificazione di parità di genere? Questo potrebbe aiutare un po' per trovare equilibrio? Allora, non è che so tanto, però io credo che possa essere davvero un incentivo e uno strumento concreto per accelerare un intervento socioculturale necessario già da tempo. E quali sono le attività di PVA a sostegno di equità di genere, di inclusione sociale, di formazione? So che siete molto attivi. Ogni mese noi prevediamo due tipologie di incontri. Uno sicuramente è un incontro informativo e con cui coinvolgiamo speaker esperti e illustri nel settore su temi di empowerment, su temi di leadership femminile nel mondo del lavoro, su temi di imprenditorialità e temi di grande attualità. Sicuramente è molto importante sia politica socio-culturale. E la seconda invece è un incontro che prevede solamente un networking professionale e business, orientato al business, giustamente per favorire lo scambio e la condivisione tra i nostri soci. Ci teniamo anche importante che anche fare con altre associazioni dove crediamo negli stessi valori, abbiamo gli stessi valori, e sicuramente la collaborazione con la Rome Business School e la John Cabot University ci dà anche uno spinto sicuramente di fare un aggiornamento professionale a tutti i nostri soci. Sì, io so perché sono già vostra socia, però devo farti questa domanda. Okay. Come si fa per diventare la vostra socia? Ok, grazie mille per questa domanda. Per diventare una socia nel PVA sicuramente occorre inviare la propria candidatura corredata dalla presentazione e da una lettera motivazionale all'indirizzo membership@pwarome.org. Una volta trasmessa questa richiesta, sarà valutata al nostro consiglio aderitivo. In caso ovviamente positivo, di solito sono positive perché sono tutti donne che comunque ha veramente un piacere e riesce ad apprezzare la comunità che noi abbiamo creato in questi anni a Roma. Quindi questo prevede ovviamente di un dialogo e il futuro socio, come lo chiamiamo, e poi la contatteremo per le procedure. Questa è la procedura ovviamente come una linea guida per tutte, ma per conoscerci basta partecipare ai nostri incontri proprio per capire e per entrare proprio in contatto con noi e dialogare con noi. Dopodiché poi eventualmente certo, fare tipo lezione di prova. Sì, oltre che lezione di prova sicuramente è molto importante prima a conoscere
e di sposare la mission della PVA. Sì. Gary, e poi alla fine di questa nostra intervista avresti qualche consiglio, qualche raccomandazione da dare alle donne straniere già presenti in Italia o magari quelle che stanno considerando di trasferirsi e venire a abitare qua? Ok, potrei dare qualche indicazione, sicuramente quello di farsi ambasciatrici, di un bagaglio di esperienze. Tradizioni, nozioni socioculturali sono preziosissime, a mio parere, un patrimonio sicuramente da portare e comunicare con orgoglio, perché contaminando attraverso lo scambio culturale, lo scambio proattivo più che altro, il tutto sommato, e il nuovo ecosistema professionale relazionale, e su questo, diciamo, questa commissione sicuramente di sapere e conoscenze che molto probabile può portare, può essere un fonte di innovazione. Ecco, no, bellissimo, grazie, un bel consiglio così alla conclusione, Gary. Ti ringrazio tantissimo che hai accettato il mio invito e tutte queste informazioni preziose che hai condiviso con noi. È stato veramente un piacere, Ale. Ringrazio te personalmente e a tutti i nomi delle soci della PVA. È stato veramente per noi una occasione per condividere la nostra mission and vision. E invito a tutti, ovviamente, di conoscerci ancora meglio e di partecipare ai nostri incontri. E ringrazio anche FIDAPA, a tutta la leadership della FIDAPA, te incluso come vicepresidente, per questo programma che è veramente ha avuto un successo. Sì, un discreto successo, sì. E spero vivamente che non è solamente, è solo un inizio, certo, e troveremo certo un'altra occasione per poter condividere e scambiare l'attività insieme. Senz'altro, sicuramente. E grazie a tutti voi per averci seguito. Grazie. Buona serata.